Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. In questo episodio farò passare di età Tommy, visto che nel sondaggio precedente in tantissimi avete votato il passaggio di età di Tommy e quindi oggi festeggiamo il suo compleanno. Stavolta ho pensato di festeggiare il compleanno di Tommy organizzando una festa, visto che nei compleanni precedenti erano sempre soltanto loro quattro, quindi direi di preparare la torta per il compleanno. Facciamolo preparare stavolta a Mark. Quindi Mark, vieni in cucina e cucina torta al cioccolato, torta bianca oppure dov'è torta di fragole? Facciamo torta al cioccolato, dai, che ai bambini piace sempre. Ok. Nel frattempo, Tommaso ha finito il suo progetto scolastico rapidamente. Sono stati conferiti dei punti extra. Bravo Tommy, bravissimo. Questo quindi è il progetto di Tommy, che bello, progetto scolastico Vulcano con reazione chimica, creatore Tommaso Parisi, bene, bravissimo, ottimo. Jessica invece sta dormendo, hanno finito la vacanza, sono rientrati proprio oggi dalla vacanza in campeggio. Vediamo a che punto è Mark, smettila di giocare, vai a preparare la torta. Allora, cucina, rifacciamo perché non me l'ha preso e facciamo torta al cioccolato. Intanto che Mark prepara la torta al cioccolato, c'è Emma che sta realizzando anche lei il progetto scolastico, lavora negligentemente, ma Tommy può darle una mano per caso? Assisti nel progetto, no, può solo assistere. E poi sicuramente dovremo anche andare a cambiare la camera di Tommy, visto che adesso è una cameretta da bambino, ma avrà bisogno di alcune modifiche. Intanto stanno sistemando il progetto. Ok, Tommy è concentrato, la mente di un sim concentrato è pronta e sgombra. Prova a giocare a scacchi o esercitati con la programmazione al computer. Ok, raggiunto il livello 7 di abilità mentale. Vediamo a che punto sono tutte le abilità di Tommy. Abbiamo creativo 6, mentale 7, motoria 4 e sociale 7. Sono abbastanza alte, devo dire. L'educazione in positivo, la responsabilità, guardate, è altissima. Era da un po' che non guardavo questi valori caratteriali. La responsabilità è salita tantissimo, la risoluzione dei conflitti anche, cioè leggermente, l'empatia è ancora un po' bassa, però è tutto positivo, molto bene. Sono veramente molto contenta. Che è successo a Mark? No, vabbè, ma non ci credo, ho preparato la torta al cioccolato e se l'è anche mangiata. Ma questo rumore da dove arriva? Ok, si è rotto qualcosa? Il frigorifero è rotto? Ripara, sì, è rotto il frigorifero. Ok, quindi Mark ripara. Sì, è decisamente rotto. Ok, poi asciuga e asciuga. Jessica sta ancora dormendo, lei vabbè, con calma, dormi pure. E Emma, invece il controllo emotivo di Emma è negativo, anche l'empatia. E invece le altre tre sono positive. Ok, chiaramente sei una persona terribile e rispettosa, hai commesso un grosso sbaglio, me ne ricorderò. Salim e Tommaso si odiano, oddio cos'è successo, Salim e Emma si odiano. Ok, va bene, si odiano tutti. Mark ha finito di sistemare il frigorifero, non ancora. Comunque ho anche iniziato ad arredare una nuova casa, sempre qua in città, un nuovo appartamento, ma ho iniziato ad arredarlo anche con i letti da bambini per Emma e per Tommaso, però dovrò andare a modificare quest'ultima parte. Fatemi sapere se nel prossimo episodio volete vedere questo appartamento che sto sistemando, che così ve lo faccio vedere volentieri. Ancora non è finito e volevo iniziare ad utilizzarlo quando era completato, insomma una volta terminato. Però, oddio, che è successo? Ha sonno, sì, decisamente stanchissimo. Quindi facciamo una cosa, Jessica, prepara te la torta. Allora, cucina e facciamo torta al cioccolato. Buono, ok. Dopo c'è anche da sistemare qua, butta via, forse può buttarlo Emma, vediamo. Sì, butta via, facciamolo fare da Emma allora. Ottimo, se sentite un rumore perché ho acceso l'aria condizionata, perché fa veramente caldissimo, caldissimo oggi. Tommy è felice e sta... Ah sì, Tommy l'abbiamo messo al computer a lavorare un po', a esercitarsi nella battitura. Cos'altro possiamo fare?
gioca una partita, gioca a sim per sempre, gioca a comandante della tastiera. Vediamo. Mark intanto sta dormendo e Jessica sta preparando la torta al cioccolato. Ah no, sta mangiando. Ti ho detto prepara la torta, per favore, che serve per il compleanno di Tommy. Riprendi torta al cioccolato. Dopo vai anche a fare un bagno, però prima fai la torta e magari cambiati anche d'abito, no? Non restare in pigiama, cambia abito e mettiamo questo. Bene. La torta è pronta, ottimo, quindi Jessica metti nell'inventario. Tommy si sta ancora esercitando, dai, adesso gioca un po', ci sta, gioca a comandante della tastiera. Emma sta dormendo sul divano piccolina e stanca. Quindi la torta è pronta, direi di organizzare la festa. È sabato, sono le 10 della mattina, quasi, anzi quasi le 11 ormai, quindi direi che come orario ci può stare per organizzare la festa. Una cosa che ho notato con l'ultimo aggiornamento è che secondo me si sentono un po' più basse le voci dei Sim rispetto a prima. È più alta la musica? Non capisco perché, magari è solo la mia impressione, però mi sembra che le voci si sentano molto più basse rispetto a prima. Comunque, pianifica un evento sociale a questo punto. Perfetto, allora festa in casa, festa di ballo, festa di compleanno, eccola qua, festa di compleanno. Le feste di compleanno capitano solo una volta all'anno, ma sono un evento da non perdere. Porta la torta, un regalo e un sorriso. Buon compleanno. I premi per il livello d'oro comprendono un nuovo oggetto per la camera da letto. Ok, invita dai Sim. Allora, Sim festeggiato, ovviamente Tommy. Ospiti sicuramente Jessica, Emma, Mark, Derek, Marco, Giorgia e poi chi manca? Basta che li abbiamo fatti tutti, poi invitiamo Jade, Paolo, un po' di persone, Mila. No, lui direi di no, che sono abbastanza negativi, Martina e Malcolm. Ci sta. Sì, dai, vediamo. Malcolm, ok. Poi, fornitore di catering. Assumiamo un fornitore di catering e poi un intrattenitore. Anzi, facciamo tutto uno già che ci siamo. Uno anche qua. Ok, perfetto. Seleziona un luogo. Allora, museo no, parco, bocciolo del deserto, bocciolo di Magnolia. Poi in piscina, che non sarebbe male in realtà, al parco. Poi abbiamo bar, un po' di bar, vediamo. Locale notturno, no, perché sarà una festa organizzata per il pomeriggio. La residenza a Parigi, perché si può anche fare a casa, però vorrei farlo fuori da casa. Qua invece un altro bar, piscina. C'è questa, piscina Torre del Bagnante, che è questa. Giardini della Magione. Ha questa villa grandissima, rovine antiche, scogliera insulare, parco del centro. Non lo so sinceramente dove farlo. Facciamolo qua, parco del centro oppure piscina. Dai, visto che estate, facciamolo in piscina. Quindi torniamo su, dov'era? Qua. Dai, andiamo qui. Ok. Ed eccoci finalmente arrivati al luogo della festa. Innanzitutto direi cambiamo i look, o meglio, Marco è già vestito elegante. Questo è il look invernale di Derek, non l'ho più cambiato e guardate, è un po' troppo fuori stagione perché ha il maglione pesante. E in realtà un po' anche Mark. Vediamo Mark se puoi cambiare d'abito, se è un abito un po' più carino, vediamo. Abiti, cambia abito. No, direi di no. Mettiamo piuttosto la camicia, dai. Camicia rosa. Tommy, mettiti, vestiti un po' più elegante, visto che è il tuo compleanno.
cambia abito e facciamo anche lui in camicia. Poi Giorgia, guardate com'è bella con questo vestito, è meravigliosa. E invece Jessica è vestita così, con il vestito lungo lungo rosa. E il look di Emma, dai, non è male questo, altrimenti che altri vestiti possiamo mettere? Cambia abito, anche questo c'è, vediamo. Adesso tutti si cambiano d'abito nello stesso momento. Allora, sono tutti rosa se ci fate caso, perché abbiamo, o perlomeno i genitori, abbiamo Mark con la camicia rosa, e Jessica con il vestito lunghissimo rosa, poi Tommy invece aveva la camicia azzurra. No, loro sono tutti azzurri, neanche farlo apposta, perché non ci ho neanche fatto caso mentre andavo a realizzare il loro look, ma sono veramente tutti in tinta, che spettacolo, che belli. No, aspettate, ma lei, ah ok, è Giorgia, ha lo stesso tatuaggio sulla spalla di Jessica, non mi sono neanche accorta, non mi ricordavo neanche di averglielo messo. Comunque direi subito di iniziare. Non fate caso ai capelli, al bug dei capelli di Marco, spesso me lo chiedete anche voi, specialmente in direct, siete in tantissime che mi chiedete perché tante volte i capelli che scaricate poi effettivamente nel gioco non si vedono bene. Sinceramente non lo so, anche a me capita e non so sinceramente qual è il problema. Nella gestione dell'unità familiare i capelli sono perfetti, però poi in realtà nel gioco hanno questo bug, sono tutti rovinati, non lo so, non so dirvi. Se sapete, se qualcuno di voi sa come mai, me lo scriva qua sotto nei commenti, perché non ne ho idea. Quando sarò grande? Da grande voglio diventare un ninja, ok? Tommy vuole diventare un ninja. Cosa devo cominciare a fare per prepararmi a diventare un ninja da grande? Inizia a esercitarti a nasconderti, trova un completo da ninja. Facciamo, trova un completo da ninja. Ok, è aumentata l'empatia, però diminuisce l'educazione. Perfetto, allora innanzitutto, però prima di giocare, io direi, visto che siamo in piscina, di organizzare un piccolo buffet dove possono mangiare qualcosa. Dove possiamo metterlo? Allora, qui ci sono i bagni, che sono ben tre bagni, qua abbiamo un'altra piscina, qua altre piccole piscine, qua c'è quella principale, il pianoforte, quindi magari io direi qui mettiamo qui nell'angolino un tavolino dove poter appoggiare la torta e magari anche qualcosina di decorazione. Quindi, tavolo, vediamo un po'. Potremmo mettere tavolo festivo rosso. Ma sai che quasi quasi lo mettiamo azzurro, visto che è proprio il colore della camicia di Tommy, insomma sul tono del blu dell'azzurro. Mettiamone un altro qui, un po' sparsi, no, sono un po' troppo lontani così, non mi piacciono. Allora riavviciniamoli un po', così spostiamo questo. Ok, mettiamone un ultimo qua centrale, perfetto. E poi ovviamente delle sedie, mettiamone magari una qui, una qui, una qui, facciamo una fila di sedie, così si possono sedere. Poi la torta la posizioniamo su una di questi, su uno di questi tavolini. Il baro, visto che l'hanno messo, perché abbiamo assunto il personale, quindi perfetto. Direi che così può andare. O magari lo portiamo un po' più avanti. Facciamo una cosa, questo momentaneamente spostiamolo tipo qua, ok? E portiamo avanti questi tavolini, ottimo, così sta un po' meglio. E anche le sedie mettiamone una a gruppi di due, magari due, ok, poi una, due e nuovamente una e due. Adesso prendiamo dall'inventario di Jessica la torta e posizioniamola qua. Ottimo, e a questo punto Jessica direi vieni qua e metti le candeline, aggiungi le candeline. Tommy ha bisogno di andare in bagno, quindi dai, vai Tommy subito. No, ha bisogno anche di dormire, ha bisogno di far tutto.
Mark, dov'è Mark? È qua che sta chiacchierando con Marco. Cosa gli sta raccontando? Rallegra, racconta una storia buffa. Vantati dei tuoi averi, ma no. Discuti dei giochi più recenti. Ok, fai che Steam e ballino nello stesso momento. Prepara bevande. Ok, andiamo a preparare bevande. Prepara una bevanda. Prepara una bevanda per... Prepariamo una bevanda per Derek. Vediamo. Poi, obiettivo principale è soffio sulle candeline. Vediamo se Jessica è andata a mettere le candeline sulla torta. Le ha messe. Sì, è quella lì, ottimo, perfetto. Perché sei imbarazzata? C'è Jessica che è imbarazzata. Incontri imbarazzante. Ok, facciamoli ballare un po'. E intanto c'è Tommy però che è triste perché ha bisogno di energia. Dai, vai a dormire Tommy, fai un attimo un piccolo pisolino. Anche se è il tuo compleanno, la tua festa. Ok, guardate tra l'altro che bello qua. Che bella questa piscina. Posso andare qua i bambini? Sì, gioca come pirata, scivola sulla trave. Ok, Emma, vieni qua. Scivola sulla trave e gioca come pirata. Vediamo. Questo, se vi può interessare, questo lotto l'ho scaricato. E no, non è un materiale personalizzato, no. Però l'ho scaricato nella biblioteca di The Sims. Ok, wow, ok, giocano sullo scivolo semplicemente. Gioca come un pirata. Ed è felice. Rigenerazione. Nulla mitiga lo stress come passare un po' di tempo all'aria aperta. I bei tempi. Bene. Ho aggiunto queste panchine. Così Tommy può andare a fare un pisolino perché è veramente stanchissimo. E poi, già che c'ero, ho messo anche sempre sul tono del blu dell'azzurro questo gioco. Facciamolo provare a Emma. Gioca. Ok, intanto lui dorme un attimino, poi dobbiamo mangiare la torta, fai che un adulto faccia un brindisi e obiettivo principale soffia sulle candeline. C'è ancora un po' di tempo, quindi adesso con calma facciamo tutto, facciamo riposare un attimo Tommy. Vai Emma, wow! Molto bene, Tommy sta ancora dormendo, vediamo se ha recuperato un po' l'energia, non è veramente bassissima. Guardate Emma! Con una mano solo. Dai, vai. Ok, si è stufata. Abbiamo Mark in piscina, è arrivata anche Emma, Marco e stufa anche Giorgio, insomma ci sono tutti. Jessica dov'è invece? Manca soltanto lei, è in bagno. Cosa stai facendo qua? Ti stai ammirando allo specchio? Dai, vieni fuori, vieni qua con gli altri in piscina. Nuota qui. Tommy ancora non ha recuperato un po' di energia, ancora troppo negativa. Aspettiamo ancora un paio di minuti e poi lo facciamo svegliare e festeggiamo. Oh, oddio, manca pochissimo alla festa di compleanno, al termine per ricevere il premio. Quindi Tommy, mi dispiace per te, ma svegliati. Ok. Anche se poi vabbè il tempo sarà scaduto, noi continuiamo la festa. Quindi vieni qui, Tommy, e festeggia. Vediamo se vengono tutti. Allora facciamo una cosa, facciamo venire prima tutti qui e poi Tommy direi soffia sulle candeline. Vediamo se arrivano però. Eccole qua, vabbè, fa niente. Festa di compleanno fallita, grazie. Dai, soffio sulle candeline, Tommy. Tommaso è passato di età. Oh mio Dio, com'è grande! Oh mio Dio! È l'adolescenza. Ti aspettano le pene d'amore, i pantaloncini da palestra sudati, gli sconvolgimenti ormonali. Ti conviene prepararti bene. Il viaggio inizia qui. Mamma, quanto è alto! È altissimo allora. Scegli un'aspirazione. Luogo. Tratto bonus residente. Questi simi diventano felici quando si trovano nel loro quartiere di residenza. Poi abbiamo devianza
I simi ignobili eseguono interazioni perfide più potenti ed efficaci, popolarità come la mamma, i sim socievoli sviluppano più rapidamente relazioni amichevoli, conoscenza sicuramente per Emma, famiglia. I sim di casa vedranno crescere più velocemente le proprie relazioni familiari. Atletico, metabolismo elevato, più facile restare in forma e magri quando si ha un metabolismo elevato. Sì, dai, facciamo atletico per Tommy. Il sim vuole allenarsi e diventare il più forte possibile. Ok, poi allegro, questi sim tendono a essere più felici di altri sim, e allegro l'avevamo scelto ancora quando è diventato un bebè. E poi direi a questo punto attivo, questi sim tendono a essere energici, possono dare la carica ad altri sim e turbarsi se non fanno esercizio per qualche tempo. Ok, ed eccolo qua Tommy, quanto è grande, è triste, vabbè, è triste perché ha fame, ha tanta fame, quindi chiama tutti a tavola, prendi un pezzo, mamma quanto è grande, adesso dovrà anche andare a vivere da solo direi, me lo ricordo quando era piccolino piccolino e adesso è diventato un gigante, prendi un pezzo, urla parole proibite a George, sfoggia l'app, vediamo, sfoggia l'app, cioè... Molto a disagio, adesso è felice, ok? Un sim felice si sente particolarmente bene. Compleanno. I compleanni sono divertenti, qualsiasi festa è un momento piacevole, ma festeggiare con una torta personalizzata, wow. Vediamo cosa può fare con Jessica. Jessica, ormai ti ha superato di età, chiedi del fichi fichi. Cioè, racconta una barzelletta sui vecchi tempi. Ma lo riconoscete voi Tommy così? Cioè, è pazzesco quanto sia cresciuto, è veramente grandissimo e mi fa strano, mi fa troppo strano vederlo così grande. Me lo ricordavo piccolo piccolo, troppo tenero, e adesso è un omone grande e grosso. E poi che altro possiamo fare? Lagnati della vita ingiusta. Proviamo, vediamo cosa succede. Si sta lagnando. Quindi calerà probabilmente anche la risoluzione dei conflitti, è negativa infatti perché è un po' polemico. Si è fatta sera ormai praticamente, acquisita tra l'altro anche l'abilità di ballo, quindi balliamo un po', vediamo come se la cava con il ballo. E distenditi con la musica classica, cambia stazione, balla, stanno ballando un po' tutti. Ok, poi sicuramente nel prossimo episodio andrò a cambiare tutti i look di Tommy. Lui è ancora stanchissimo, vediamo se può andare a dormire da qualche parte, se può riposarsi, intanto che chiudo l'episodio, ma credo di no, sta ballando in un modo tristissimo. Comunque fatemi sapere se nel prossimo episodio volete che faccio andare via di casa Tommy e lo facciamo andare a vivere da solo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti e rispondete anche al sondaggio. E niente, con questo finale, quindi con Tommy che si è addormentato completamente, è ceduto sul pavimento, vi saluto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se così mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!